Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Unione Automata. Noi andiamo avanti a esplorare un po' questo accampamento perché ci sono delle cose da fare. Adesso andiamo nel furgone, come vedete c'è una freccia per farci capire che c'è qualcosa che possiamo prendere. Abbiamo preso esca per animali che ci servirà per cavalcare, che c'è un alcimetro da fare appunto per cavalcare gli animali. Questa per adesso non è possibile prenderla. Poi c'è anche un altro item molto buono, però non possiamo prenderla neanche adesso perché ci vuole un sonar apposta per vedere lo scanner, scusate. Ma possiamo fare intanto altre cose. Ci sono un po' di altri da prendere e dunque prendiamo velocemente con la gente che è qui. Questo posto è scusate, mandato avanti dal nostro capo Anemone. Per prima cosa dovresti andare a parlare con lei. Perfetto, abbiamo capito che come si chiama il capo. Anche tu nuovo? Giusto, proprio una parola due. Quindi tu chi saresti? Sono pirla qualunque. Ok, allora vediamo se riusciamo a prendere un po' di cose che ci sono. Questa dopo, questa è quella del... Ok, ecco qui, perfetto. Recupero S, buono. Quanto abbiamo adesso? Potremmo recuperare lo stesso. Poi dopo qui ci andiamo e vediamo se c'è altro da prendere, perché effettivamente di cose ce ne sono. Eccola qua, un'altra, recupero M, molto interessante. Stiamo cercando di prendere un po' tutto e poi andiamo a interagire con la gente. Balsamo, benissimo. Dovrebbe esserci qualcosa anche qua. No, più avanti ci sarà. Per adesso non c'è. Che dopo i luoghi cambiano molto in base alle quest che facciamo. La storia come progredisce. Scusate, mi veniva il termine. E questa non è una cassa. Non è un cazzo di niente. Ok, ci dovrebbe essere qualcosa anche qui, ma non c'è. Vabbè, a volte c'è, a volte no. Non è un problema. Adesso andiamo avanti. L'ultima cassa è qua. Esattamente, mi sto perdendo. Io riesco a prendermi anche a casa mia. Ed è strano perché non è che ci siano tante stanze. Allora, dobbiamo andare qui. Ecco qua. Su. E andiamo di qua. Perfetto. Questa per adesso è l'ultima. Perché dopo ce ne sarebbero anche altre, veramente. Però là non è ancora accessibile. Vedete che non possiamo andarci. E qua non mi fai ancora. Devo forza scendere lì. Vabbè. Andiamo. E qua ce n'era anche un'altra, però non mi ricordo se è possibile accedere adesso. No, ancora no. Quindi per il momento ti togli la cazzo gentilmente. Ma porca vacca. Adesso andiamo da Anemone a parlarle e vedere cosa si dice. State ad ascoltare bene cosa ci dice adesso, eh. Oddio, scusate. Omae tachi wa Nigo. Ore, Tubi no koto o shitteru ndesu ka? Ya. バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。Lei in realtà pensava di aver visto una persona che conosceva。E dopo Nanessa ha detto: ah, ma sì, siamo. Insomma, avete letto cosa ha detto. Però in realtà poi scopriremo che cosa intendeva lei. Adesso non vi sto a dire niente perché lo scopriremo poi col proseguo della storia. Però comunque lei era sorpresa, come avete sentito. Tu sei due, ha detto solo due, non ha detto 2B. Quindi dopo vedremo. Adesso andiamo a parlare con il signor. Yeah. Quanto mi piace bere qualcosa dopo il lavoro. Vabbè, è stato un piacere, arrivederci. Qui si fa così, così, ma ce ne sono informazioni, sono stronzate queste. Ma porca vacca, come faccio a parlare col signore qui? Vediamo. Ok, non c'è niente di interessante perché alla fine non ci ha detto nulla, ok. Oh, loro due sono anche... togliti dal capo, sto coso, sapete, coglioni. Sono molto importanti loro due perché sia nel primo capitolo questo, sia nel secondo. Che poi, secondo, è un prequel di questo. Che è Replicant. Ok, possiamo andare. Andiamo a parlare con, finalmente con i personaggi un po' più chiave. Adesso prima... Chi è questo? Non mi ricordo. Il mio lavoro è controllare lo stato dei rifornimenti girando per l'accampamento. Gli approvvigionamenti su ogni territorio raccolgono i materiali che scarseggiano. Che poi vengono gestiti tutti qui. Ok, sei un tipo magazziniero, capo magazziniero, qualcosa del genere. Vediamo cosa dice lui, ma niente di importante, infatti, non ricordavo. E adesso c'è lui che comunque ci dice qualcosa di buono. Questa è la base per tutti i membri della resistenza attivi nella regione. Perciò,
è necessario gestire personale e materiale con molta precisione. Vedete, questa è già una cosa molto più interessante. E adesso parliamo con questi due. Sta andando avanti veloce. Come faccio a capire qualcosa io così? Cioè, non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Vabbè, mettete pausa, che vi devo dire. Non so perché sia così veloce. Prima che succede quel casino sulla Luna, pare che anche in quest'area scendesse la notte. Cosa cazzo vuol dire? Vabbè, qui non so. Non ci fa leggere. Vabbè, pazienza. Qui c'è il negozio, finalmente. Vediamo se c'è qualcun altro da parlare. Sì, loro. Ho sentito parlare delle tue numerose gesta. Chi? Ah, anche oggi è una bella giornata. Cazzo, che informazioni vitali ci ha dato. Buongiorno. Sei un Itaiora? Questo è un negozio manutenzioni. Puoi parlare con me della tua unità e di come migliorarla. Ecco, questa è già una cosa che a me piace molto. Serve qualcosa? Qui possiamo comprare dei chip o potenziarli. Parla dell'unità? No, per il momento. Vediamo se noi parliamo di cosa vuoi sapere del corpo degli androidi. Vediamo cosa ci dice. Il corpo degli androidi è la struttura esterna di tutti gli androidi Yora. Si possono usare due cose per rafforzarlo: l'esperienza e i chip. Esatto. Ogni volta che noi accumuliamo esperienza e passiamo di livello, ci vengono assegnati in automatico delle stat di miglioramento, cioè di oltre punti vita in più, difesa in più e attacco in più. Molto interessante. Ok. L'esperienza, la conoscono tutti, quindi non serve che la spieghi, no? I chip, invece, potenziano l'unità e hanno varie funzioni. Tuttavia, prova a impostarli da soli, può rilevarsi piuttosto difficile e complicato. In effetti è vero. Se vuoi posso impostare i chip in tuo possesso nella configurazione che ritengo più opportuna. No, grazie, voglio fare da solo. Quella dei chip è una materia profonda e complessa. Se ti interessa, prova a sperimentare con diverse configurazioni. Beh, questa è una cosa molto interessante che ci ha detto. Vediamo un po'. Volevo comprare o potenziare. Allora, acquistalo. Potenza pod non possiamo farlo perché ci mancano dei materiali. Però già abbiamo trovato un seme d'albero, quindi già qualcosa. E per il resto non li abbiamo ancora. Poi fondi chip non possiamo farli ancora, perché per fondere dei chip dobbiamo avere due chip dello stesso tipo e dello stesso livello. Cosa farà? Prendendo questi due chip dello stesso tipo e dello stesso livello, li potrà fondere e fare un livello superiore. Quindi due chip di livello 1 dello stesso tipo diventerà un livello 2. Aumenterà sia il costo che la potenza. Il problema è che si consiglia, visto che lo spazio è molto limitato, di trovare quelli stellinati, che dopo vi farò vedere come ottenere. Ok, quindi facciamo acquista. Adesso non abbiamo un cazzo di soldi, perché abbiamo solo 7.700. E abbiamo le stesse cose che c'erano nell'astronave, quindi né di più né di meno. Ok, e questo è fatto. Una revisione della tua unità sarà molto utile in battaglia. Se trovi nuovi programmi e chip, vieni pure da me, perché lei può fonderli. In pratica è questo che voleva dirci. Ok, ho dato giusto velocemente. Qui adesso c'è un personaggio, adesso qui c'è una quest, un personaggio diciamo chiave. E tu sei l'unità Yora, vero? Vuoi sapere di questo copricapo? È un casco anti-onde elettromagnetiche per eliminare le informazioni non necessarie. Limitare. Ah, scherzavo. Allora, qualcosa ti preoccupa? Allora, qui ti spiega bene o male tutte le basi del gioco. Adesso le leggo io off camera, perché sennò veramente è una noia senza fine. E se c'è qualcosa di veramente vitale e importante, ve lo dico, quindi a dopo. Ah, ci ha spiegato che praticamente qui non esiste il sabotaggio automatico, ma dobbiamo farlo noi. E per farlo c'è un modo solo: attivare questi cosi laggiù. Vedete quello lì che abbiamo già attivato. Una volta che abbiamo attivato, noi non c'è bisogno che ci andiamo lì direttamente, ma in alto a destra vedete che c'è scritto salvataggio possibile. Una volta che noi abbiamo scoperto nelle vicinanze
vicinanze, quindi dove ci sarà la mappa che è visibile, potremo fare un sabotaggio veloce quando vogliamo, senza dover andare direttamente lì. Questa è una cosa molto buona. L'avrei potuto 3-4 volte, mi raccomando, salvate, perché qui non c'è il sabotaggio automatico. Allora, sono nel tutorial che mi sono scordato di dirvi come si fa l'autodistruzione. L'autodistruzione si fa tenendo i due analogici premuti, per il resto tutti gli altri comandi sono quelli, questi qua. Comunque, se avete il gioco lo vedete. Perché sono andato qua? Perché lui ci diceva che se andavamo nella sezione tutorial vedremo qualcosa che normalmente il gioco non ci ha detto, niente di che. Ok, per il resto non ci ha detto niente di veramente così vitale. Adesso andremo a attivare la prima quest. Andiamo da lui. Oh, devi essere un membro della squadra Yora. Ho sentito cosa è successo. Vendo armi, nel caso ti dovesse interessare. Che tipo di armi? Fondamentalmente ricostruisco e riparo cimeli del vecchio mondo. Anche se, a dire la verità, i miei attrezzi sono messi male al momento. Se riuscissi a far funzionare il dispositivo di manutenzione in quella scatola degli attrezzi, potrei ricominciare a riparare e vendere armi. Beh, ho detto una cosa molto interessante. Andiamo? Sembra davvero messo male. È vero, e come potrai immaginare, le riparazioni così delicate non sono il mio forte. Aiutalo. Davvero, mi daresti una grossa mano. A quanto pare, il dispositivo di manutenzione è andato in cortocircuito, probabilmente un carico eccessivo. Penso che 4 gadget complessi potrebbero essere sufficienti per ripararlo. Hai idea di dove posso trovare i gadget complessi? Si dice che si trovino nelle rovine della città, ma ho sentito dire che quel posto pullula di macchine incredibilmente aggressive. Missione: la ricerca del mercante. Armi accettata. Progresso missione secondaria. La tua missione secondaria è stata aggiornata. Puoi verificare i progressi effettuati tramite la scheda missioni nel menu di sistema. Se noi andiamo qui e andiamo in missioni, vedremo sia le missioni attive, che in questo caso sono queste, oppure tutte, che vedremo sia quelle primarie e secondarie. In questo caso abbiamo solo questa, quindi non c'è nessun problema. Poi qui vediamo quelle completate, ma ancora non ne abbiamo completata una, quindi insomma non ci sono. Ecco qui, tutto ciò è questo. Adesso andiamo a attivare un'altra missione secondaria e parliamo col signoro qua. Salve. Benvenuti, benvenuti! È sempre bello accogliere nuovi clienti. Sei un mercante di rifornimenti della resistenza? Proprio così! Ognuno di questi oggetti è realizzato a mano, da parti abbandonate o roba presa dai cadaveri dei nemici. Oh, che cosa carina! Dai, passiamo agli affari. Come posso essere utile? Acquista. Recupero oh, interessante. E questo qui cosa fa? Danni e attacchi con armi raddoppiate, perché dice sono buff momentanei questi di attacco, e questi di difesa la stessa cosa. Le scarpe per animali servono molto. Sacca. Emette un profumo che piace molto agli animali. E sì, e fa sì che non fuggano. Quindi è possibile poi cavalcarli una volta presi. Beh, è una cosa molto interessante. E niente, per adesso non prendiamo nulla. Facciamo così. Vendi chip inseribili? Intendi quegli affari che potenziano il corpo? Temo di no. Mi piacerebbe tanto vendere i chip inseribili, ma non ho a disposizione i materiali grezzi necessari. Beh, se riuscissi a ottenere quei materiali grezzi, potremmo parlarne, ma fino ad allora... Ehi, mi è venuta un'idea. E se voi mi procuraste i materiali? Ho una gamba malmessa, vedete? Non posso muovermi più di tanto. Non potresti riparare la gamba da solo, con il lavoro che fai? Beh, è una domanda lecita. Ah, mi piacerebbe, ma tutti i nostri componenti sono dedicati allo sforzo bellico. Non posso usarli per me. Spero che sterminerete quelle biomacchine, così torneremo a ballare. Ma fino ad allora mi cercherò quello di cui ho bisogno. Mi cercherete quello di cui ho bisogno. Facciamo accetta. Va bene. Oh, grazie davvero. Allora mi servono una chiave rotta, un ingranaggio piccolo e un circuito rotto. Distruggi le biomacchine piccole per trovarli. Puoi ottenere dai nemici nella grande area aperta sulla sinistra quando esci dall'accampamento. Adesso se andiamo in missioni, dovremo ottenere, facciamo tutte missioni attive, vedete ce ne sono due. Eccole qua. Quindi... adesso tutte ci sono, anche quelle completate, ma adesso non ci sono. Perfetto, tutto chiaro, spero.
E adesso ci mettiamo all'opera, andiamo a prendere queste cose di cui ha bisogno, quindi facciamo le prime missioni e dopo si aprirà tutto un mondo. Adesso piano piano prendiamo le cose di cui ha bisogno, adesso c'è una trasmissione, se non ricordo male, i punti di accesso. Il mondo di gioco è disseminato di punti rossi, punti di accesso accuratamente celati che possono essere utilizzati per sbloccare informazioni sulla mappa, sbloccare un'area di salvataggio, una zona bianca sulla mappa che ti consente di salvare la partita nel menu di sistema, a patto che trovi nelle vicinanze un punto di accesso. Se ti imbatti in un punto di accesso attaccato dai nemici, elimina tutti i nemici per riattivare il terminale. Ok. Cioè adesso facciamo così, scusate, così, e andiamo in mappa. Vedete, adesso lui ci farà vedere i posti dove è possibile fare queste due quest. Ovviamente ne possiamo segnalare solo una, però comunque è una cosa molto interessante. Perfetto, tutto chiaro? Spero di sì. Andiamo. C'è la trasmissione. Qua ok. Operator 6O より 2B さんへ 定期連絡の時間です。 こちら 2B 異常なし。 それは良かったです。 今日の地球の天気はいいですか？ 問題なし。 それは作戦に関係する情報？ いえいえ、そうではなくて 天気がいいと気分がいいのかななんて。 気分が良くても良くなくても 作戦には関係ない。 2B さんらしいですね。 それではまた. Lei è sempre così. Ok, andiamo pure verso la nostra quest, che possiamo andare anche di qua. La minimappa in questo caso ci aiuta. Allora andiamo a vedere sopra qua, poi di qua, facciamo, tagliamo come vogliamo, non è che c'è una cosa specifica, una strada specifica in questo caso che dobbiamo forza prendere. Guardiamo sempre se c'è da raccogliere qualche unità, ma non le ho ancora incontrate. Non ricordo se dovessi mettere per forza... Ok, c'è qualcosa qui. Oddio, c'era qualcosa qui. Oh, le ho trovate, ecco. Io adesso ho attivato la modalità online. Non so se ci sono solo in online o offline dove fare le prove. Però comunque sì, se noi spingiamo B adesso. Corpi di altri giocatori. Se la funzione di rete sono attive, sarai in grado... Ecco, vedi, attive. Di visualizzare i corpi di altri giocatori esaminando questi cadaveri. Potrai effettuare le seguenti azioni. Recupera il corpo, otterrai temporaneamente tre effetti casuali se entrate dei chip che il giocatore aveva, oppure ripara il corpo di esso ti seguirà. No, facciamo recupera e basta. Ok, recupera, perfetto. Oggetti ottenuti, denaro, questo è sicuramente per noi, reset più uno, danno curativo e fendente più uno, però io non ricordo se veramente effettivamente sia così, ci guardo un attimo, vi dico. Ok, sono soltanto buff temporali come detto, va benissimo. Ok, a me non dispiace se devo essere sincero, comunque andiamo un po', prendiamo, ok, rame grezzo, questa è una cosa molto buona, siamo, dovremmo essere più o meno arrivati, andiamo di qua. È un po' tutto casino giostrarsi. Ecco, qui questa è l'entrata. Vedo sto casino. Ok. Lucia-san ga itteta no wa kono atari desu ga kikai seimeitai o kakunin. Shikamo tekisei hannou ga arimasu. Una delle missioni è questa, recuperare questa roba che sto prendendo. L'altra invece dobbiamo uccidere le biomacchine che ci daranno quel drop. Allora prendiamo questi. Ok. Vedete, pieno di roba qua, adesso la prendiamo. Adesso vado, vi preoccupate che vado. Perfetto, 3 di 4. Benissimo. Andiamo. Amigrezzo. Dov'è l'altro item? Accidenti. Forse qua. No, sempre comunque ci serve. Per il potenziamento di pad. Ok, intanto ammazziamo questi che sono di livello 7. Quindi farei come posso al momento. Vai. Andiamo addosso a lui. Sì. Perfetto. Ok, uno è andato. Perfetto. Benissimo, vai, è andato anche questo. Perfetto. Oh là, la finisher. Cioè, lei fa cosa gli ho dato. Si è proprio divertita, Proprio si è spassata. Vediamo un po' cosa manca. No, ancora non abbiamo fatto la quest. Vediamo cosa può mancare. Ok, di qua.
Perfetto, questa è fatta, andate in pagina, quella è la messa. Vediamo mappa, modalità mappa, adesso togliamo il segnalino e la mettiamo qua perché questa è la prossima missione. Poi, sì, andiamo di qua, possiamo andare anche di qua, è uguale dove andiamo, basta che andiamo più o meno nella direzione... Devo fare sempre una figuraccia. Io ce l'ho fatto così, non ci si fa niente. Porca vacca. Ecco qua. Cioè, si può passare anche da sopra, eh. Ecco, è la cosa migliore in questi casi, però. Andiamo. Di qua. Perché vi dico che la mappa è un cazzo di casino? Che non ci si capisce un cazzo. Ok. Perfetto. Installo. Tra poco prendiamo un altro chip di chip, un altro slot di chip che ci serve. Perfetto, qui cominciano ad esserci delle genti. Oh, questa non si può aprire ancora. Ecco qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto un contrattacco da panico, signore. Ok. La miseria, signora, si è fomentata lei. Mamma mia. Perfetto. Ottimo. Prendiamo tutto quello che è possibile prendere, perché ci serve. Ecco qua. Perfetto, ci ha dato. Infatti l'aveva detto che si trovavano da loro. Vediamo se ce ne sono altri. Sono qua comunque, non vi preoccupate che la quest è abbastanza facile, le prime. Perfetto. Ottimo. Prendiamo tutto quello che è possibile prendere. Ce n'è un altro qua. Bellissimo. Ottimo. E qua prendiamo. Perfetto. Allora, non è ancora trovato quello che ci serve, ma noi non desistiamo, che c'è qualcosa da prendere là. Tanto comunque mancano pochi pezzi. Perfetto. Penso che abbiamo finito. No, invece ti dice che ancora ci sono altre cose. O le ho mancate, perché è possibile. Io sono sempre mezzo ceccato. Vediamo se è qua. Oddio. E niente, ancora. Ok, vediamo se è qua. E niente. E niente, ho dovuto ricaricare perché non me lo trovava sto circuito. Oh, l'ho trovato, alleluia. Cioè, non lo so. Yoshi. これで道具屋さん ni tanomareta mono wa subete atsumarimashita ne. Non so perché non me l'aveva droppato, comunque ho salvato, sono uscito dal gioco. Zatsuyo tte taihen desu ne. Chijou no resistance wa yoruha butai ni totte mo daiji na douhou. Karera no tedasuke o suru no mo watashi tachi no juyou na nimmu. Dakara monku o iwanai. Quindi se vi succede, salvate, uscite alla schermata principale, poi ricaricate, cioè poi aprite il gioco normalmente e lui ha rispawnato tutti quanti. Perché non riuscivo a trovare, mi sembrava strano, può capitare, cioè, non dovrebbe capitare, però sì. Allora, vediamo di tornare a casa, quindi mappa. La mappa dice che dobbiamo tornare qua, vedete che ci sono le richieste del mercante, quindi noi prendiamo una a caso e spingiamo qua, così noi ci ritorniamo tranquilla monta seguendo l'indicatore, così almeno siamo a posto. Dai, non mi è mai successo le volte che ho giocato, ho giocato una volta sola, direte quante volte deve succedere, questa è la seconda, però diciamo che non pensavo potesse succedere. Oddio, è stato fatto per un colpo, porca vacca. Andiamo di qua. Vediamo se non mi taglio, perché magari succede qualcosa per la strada e insomma, così non puoi spiegarvi come ci sono arrivato. E ci vuole pazienza, come lo sapete. Ecco qua, siamo arrivati. Vedete, lì c'è la cascata, lì c'è l'accampamento. Perfetto. Qui se vi capita ai primi tempi ammazzate qualsiasi cosa si muova, perché comunque non solo vi dà esperienza, mi dà anche i chip che potete trovare potenziati, cosa molto interessante. Che sono un po' più rari, vero, però ci sono, quindi anche insomma non quanto ci avete perso, pochissimo. Allora, vediamo se c'è qualcosa anche qua, perché io sono sempre affamato di queste cose. Ok, semi di pianta che ci servono. Andiamo pur qua, andiamo a consegnare le due quest e poi ci salutiamo. Perfetto, ecco qua. Poi andiamo prima dal mercante, quello con la gamba rotta, la gamba, insomma, sì, questo. Ehi, avete trovato i materiali? Fantastico!
ora posso iniziare a migliorare e a fabbricare oggetti per voi. Immagino che tu possa usarli un po' per sistemare la tua gamba, vero? No. Perché non ci dici cosa sta succedendo davvero? Vedete, è la gamba sinistra che è andata, e la sinistra è quella che è ancora interamente autentica. Ho riparato questo vecchio corpo centinaia di volte nel corso della guerra. Ho cambiato i miei componenti così tante volte che ho perso il conto. Ma questa gamba sinistra non è mai stata toccata. Quindi, se la dovessi sostituire, che cosa accadrebbe? Cioè, sarei ancora io? Oppure... Comunque, è un problema mio. Non volevo annoiarvi. Presto dovrete avvisarmi. Dovrebbe avvisarmi del materiale nuovo. Arrivarmi, scusate. Passate pure a trovarmi quando potete. Quindi vuol dire che non ci dobbiamo ritornare. Ci ha dato come ricompensa l'Ambra, recupero M2, cavo deformato, 3000 gold e 50 di esperienza. I 3000 sono ottimi, che così possiamo prendere un altro spazio chip. La missione è completata, andate in pace. Ma qual è la messa? Dobbiamo andare dall'altro, che è questo. Credo che bastino per riparare il tuo dispositivo rotto. Allora, che ne dici? Sono tornato all'opera? A quanto pare. Mi fa piacere sentirlo. E come? Dopotutto io faccio queste armi per tenere al sicuro i miei amici. Anche se a volte mi chiedo... E se le mie armi facessero solo morire i nemici, i miei amici più in fretta? La guerra è così. Ah, lascia perdere. Fai finta che non abbia detto niente. Torna tra un po', ok? Dovrei avere un po' di roba nuova per te. Ok, hai fatto un rapporto sulla richiesta del mercante d'armi. Vediamo un po'. Ehi, sei tu? Oh, quasi dimenticavo, ti devo ancora una ricompensa. Volevo ringraziarti per avermi aiutato a rimettere in sesto, quindi ti ho preparato dei materiali di potenziamento. Wow, abbiamo anche livellato. Ricompensa per la missione: pelle di animale, blocco arrugginito, cristallo 5, ottimo, 5000 gold e 50 esperienza. Però ci hai dato parecchio. Dunque, vuoi provarli? Ci puoi scommettere. Allora, acquista, potenziamento. Oh, possiamo potenziare l'arma. Ma tutto ciò è fantastico. Lui è limitato come potenziamento, nel senso che al massimo può fare, mi sembra, più 3 per fare il potenziamento finale massimo. Dovremo andare da un fabbro che proveremo più avanti. Però comunque la spada per adesso non è quello che mi importa più. Ne troverò un'altra molto più bella, quindi per il momento dico di no. Vediamo cosa acquista, cosa c'è. C'è il fratello, l'antico sovrano e il Doma Bestie. Comunque sia, è molto interessante prendere tutte, perché c'è una cimetta da fare, quindi lo faremo. Ok, niente, a posto per adesso. Io direi che vieni da me quando ti serve una mano con le armi, ok? Sì, ok, l'ho messo io. Missione, la ricerca del mercante d'armi completata. Ok, dopo dobbiamo andare da lei, adesso andiamo a salvare, adesso c'è anche il negoziante che ci dirà qualcosa, andiamo a salvare e continuiamo nel prossimo episodio, ragazzi. Quindi, come al solito, vi invito a lasciare un like e un commento, assolutamente, mi raccomando, lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e per il momento vi do saluto, ciao ciao!